Ammanettato alla ringhiera, certo, c'aveva una canna, possesso di troppo. Qua non è fatta la canna, non lo puoi tenere attaccato là. Perché non lo posso tenere attaccato? Perché sto aspettando la volante, è stato di fermo ragazzo, sto aspettando la volante. Ma le foto di che si fa le canne ragazzo. Scusate, e perché? Che parole ci stanno? Io sono nella legge. Io non ho parole, non posso nemmeno dire che ne penso, che non ho parole proprio. A vedere un ragazzo così, guardi, proprio una... Ma così è plateale però. È plateale perché l'ho fermato, in questa posizione si stava accendendo la canna. Non è legale, ma che significa? È un cane, mica un cane. Non condivide perché? Perché si sente turbata nell'animo. Arriva la volante e noi glielo facciamo vedere più. Non lo lascia andare, perché lo devi portare andare? Per una canna? Per una canna si può fare. Per una canna si può fare. Voi fate il vostro dovere, molti vostri colleghi passano e se ne vanno. Però la legge mi consente di fermarlo. Per le consente, ma non l'obbliga. Se vuoi vivere, buttasi cose, ma pensa a fare le cose della tua età, sane. Penso che forse lo potrebbe fare anche per scopo personale e per scopo curativo. Fatemi un giro, Agnello Falcone, allora. Abito lì? Scendo, lì, respiro, perché... me la faccio capito? Anch'io e continuo a camminare. Ho preso la droga addosso, lo porto in centrale adesso. Ma va benissimo. Faccio bene, glielo dico. Ho visto anche la mamma. Io parlo da disperato perché ho un figlio anche io di 18 anni e gli devo stare addosso. Vabbè, ma questa è un'anticamera, eh? È un'anticamera per andare secondo avanti. No. Guarda, non lo dico io, non lo dice il poliziotto. Lo dicono gli esperti. Poi dopo non ti basta più lo spinello e vai avanti. Lo dobbiamo fermare prima che va avanti, signor. Posso? Prego. Allora io mi metto pure oggi così, no? Io mamma tua, ma quindi venga a casa, metta a fumare uno spinello. Tu come lo reputeresti? Dice, ma mamma è sciurvazza. C'è un sacco di gente di qualsiasi età che fuma. Ci sono un sacco di sentenze di giudici che l'hanno oltrepassata. Però lei che superata. Pensa? Che pensa? È un argomento abbastanza serio, perché se si tratta solo degli spinelli, io penso che si possa pure fare e che lo possiamo legalizzare. Ma lei pensa che la legge è troppo dura per questa cosa? Per una canna pensi sì. Cioè non sta spacciando. Non è che c'ha... No, se la stava per accendere. Stava fumando lui, sì, per sì, questo sì. Personale. Stava per accendere. Secondo me la legge dovrebbe cambiare, sì. Anche se il problema non è poi così semplice da risolvere, insomma. È molto più complesso di quello di vietare o proibire, diciamo. Ma siccome muore più gente per l'alcol che per il tabacco, per la cosa che secondo me no. Non la vedo. Mi dica. Ma non può trattare così una persona. Perché secondo lei è legale? In Corea del Nord, secondo me, devi attaccare. Una situazione che non si è vista neanche, non si vede neanche negli Stati Uniti nei film. Nei film americani. Perché non lo posso tenere attaccato? Perché sto aspettando la volante, è stato di fermo ragazzo, sto aspettando la volante. Ma le foto di lo metto qua come un animale. Ma questa è una cosa che per questa cosa è inconcepibile. È inconcepibile perché stiamo facendo un esperimento sociale con le telecamere. Siamo due attori, siamo due attori. Ma siete che figli. Se fai uno, ma non è grande. Prima di morire me lo tolgo pure io l'ufficio, aspetto che... Lei ancora non si è fatto una canna.